Abbiamo pensato ad un progetto che permetta ai soggetti più deboli di vivere il museo in autonomia. Si comincia con degli incontri formativi per il personale in servizio al museo, per garantire un'accoglienza preparata, rispettosa e corretta nei confronti di tutti i visitatori. Poi ci sarà l'app Quick Museum, che permetterà di creare percorsi di visita del museo incrementali della durata di 15, 30, 45 minuti. All'audioguida dell'app verranno anche inserite in formato testuale facile da leggere in lingua inglese. Verrà poi realizzato il tour virtuale per poter preparare la vista da casa in tutta tranquillità. Nel museo ci saranno mappe che saranno linguaggio che sarà facili da leggere. L'iniziativa più spettacolare del progetto è di sicuro la realizzazione di un ologramma dell'artista Renato Brozzi, che racconterà ai visitatori l'identità del museo e della collezione esposta. Il racconto viene reso accessibile anche alle persone sorde, grazie alla traduzione in lingua dei segni italiana e sottotitoli, per permettere a tutti di capire. Sul pavimento del museo verranno collocate delle guide adesive in colori diversi, che condurranno a vari percorsi, tra cui il tour tattile, per toccare con mano le opere del Brozzi. Alcune opere verranno raccontate da audioguide più dettagliate, che oltre a descriverle da un punto di vista tecnico, ne evocheranno le emozioni, soffermandosi sui colori e sulle particolarità dei soggetti rappresentati. A volte sono piccole accortezze che permettono di rendere un museo fruibile da tutti i visitatori. Anche l'altezza a cui sono posizionate le opere, ad esempio, è un dettaglio che non è stato trascurato.